E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un film che, secondo me, è un po' ingiustamente, vi faccio vedere, ingiustamente idolatrato. Stiamo parlando della battaglia di Exo Bridge, mi pare si dica così, non lo so. Comunque, è un film, secondo me, un po' troppo conservatore americano, che non so perché abbia preso tutti questi Oscar, mi pare, ha preso pure degli Oscar, una cosa del genere, e sia così acclamato, perché comunque, devo dire, in alcuni punti è anche un po' di scarsa qualità a livello visivo e a livello di trama. Per di più, quello che promuove a me spaventa un po'. Perché adesso ci arriviamo. Trama. Allora, stiamo parlando di un ragazzo che è il nostro Spider-Man di quartiere di Amazing Spider-Man, quindi non mi ricordo come cazzo si chiama, vabbè, comunque è un attore che a me sinceramente non piace, però comunque vediamo. Qui ha fatto il suo lavoro, non mi ha fatto impazzire con quello che doveva fare, però devo dire che io nei suoi panni avrei avuto difficoltà a fare questo ruolo, perché non sono per niente, cioè non condivido per niente gli ideali di questa persona, che praticamente siamo nella seconda guerra mondiale. Lui vuole andare in guerra, vuole aiutare. Il padre è un tizio violento che ha fatto la prima guerra mondiale invece, e il padre, ragazzi, è fatto dall'attore che ha fatto Erlond nel Signore degli Anelli, che è bravissimo, ma quello è proprio una sborrata da vedere. E niente, praticamente gli dice che è un coglione, non devi andare in guerra. Ma lui gli dice: no, io non voglio andare in guerra per uccidere, io voglio andare in guerra per salvare le persone. Sì, ok, però anche se sei un medico devi proteggerti, insomma, no? E niente, lui praticamente è un obiettore di coscienza. Fa parte di, mi pare, anche una specie di religione, tipo i puritani, una cosa del genere, mi pare che sono quelli americani, non mi ricordo bene. Comunque lui è particolarmente credente, è già qui con me, non è che c'ha molto a che spartire. E per di più, appunto, un obiettore di coscienza. Gli obiettori di coscienza, ragazzi, chi sono? Sono quelle persone che praticamente se ne sbattono del tuo parere perché credono in qualcosa di superiore e pensano: tanto tu sei stupido, in poche parole, e non capisci che stai facendo uno sbaglio, quindi io, che ho il potere di non farti fare questo sbaglio, non te lo faccio fare. Per dirvi, uno che crede estremamente nella chiesa, insomma, nella religione, quello che è, però fa il medico in farmacia, fa il farmacista, e semplicemente, siccome è contro l'aborto, perché magari è contro la sua religione, non vi vende la pillola abortiva. Questo è. Qui viene trattata, diciamo, come cosa in un tema un po' più condivisibile. Perché? Perché lui è tipo iper non violento. No, io sono obiettore di coscienza perché voi mi dite che la guerra si può fare solo ammazzando gli altri, io invece dico che la guerra si può fare anche salvando persone. È un po' più nobile, ma è comunque una cazzata. Cioè, in tutto il film gli dicono e lo trattano malissimo, e fanno bene, che è un coglione, perché cioè tu vai in mezzo a 10.000 pallottole volanti e praticamente potresti stirare da un momento all'altro, potrebbero attaccarti in un momento all'altro, e non hai nemmeno niente con cui difenderti perché tu non vuoi difenderti. Altrimenti uccideresti l'altro a rischio proprio della tua vita. Cioè, lui, se si trova davanti uno che gli spara, lui si fa sparare, non risponde, non cerca di sopravvivere, tipo, che ne so, sopravvive chi è migliore. No, zero. Nonostante tutto, comunque c'ha paura di morire e tutto il resto. Bah, vabbè, comunque, trama, andiamo avanti. Ci sono anche dei punti in cui veramente squallido, devo dire. Copia malissimo Full Metal Jacket, soprattutto nei momenti in cui, appunto, lui è all'addestramento militare. Cioè, brutto, ma proprio brutto.
ci sono delle scene in cui stai lì e dici proprio no. Questo è un discorso che hanno preso da Full Metal Jacket, hanno cambiato le parole, vuol dire più o meno la stessa cosa, ma è stato scritto proprio di merda, perché quello di Full Metal Jacket è scritto bene, e questo invece è proprio scritto di merda, cioè proprio parole che stai lì e dici che merda, non funzionano per niente. E niente, comunque la trama continua, e per dirvi, cioè, lui diventa famoso semplicemente perché in questa battaglia in cui i giapponesi stavano facendo una resistenza estrema in questa altura di un'isola e stavano ammazzando una marea di americani, lui salva tipo 80 persone semplicemente correndo per il campo di battaglia, nessuno gli spara, prende sta gente e la porta in salvo, prende e porta in salvo, anche quando si ritirano gli alleati lui rimane su a cercare gli amici e a portarli in salvo. Però, cioè, io lo dico, non è che comunque è degno di rispetto questo, che invece loro dicono Dio degno di rispetto nella nel casino. Comunque, per difendere lui, molti suoi alleati sono o morti o stati feriti, perché lui non voleva prendere sta cazzo di arma in mano. Cioè, magari quelli feriti può essere che poi l'ha pure salvati. Alcuni sì, tipo, perché fa vedere che alcuni che si sono presi tipo una pallottola per lui, li va a riprendere. Ma ci stanno altri personaggi che stirano per colpa sua, perché non vuole difendere. Cioè, per me uno così è un coglione, non è degno di chissà che rispetto. Invece gli hanno dato pure una medaglia perché ha salvato un sacco di gente. Sì, ma hai fatto pure ammazzare un sacco di gente perché sei stupido. Però vabbè, pazienza. Questa è propaganda americana pura e cruda. Come trama io direi un 6, perché comunque si vede lontano un miglio che vuole essere ultra politico, ultra tipo sì, guardate quanto siamo bravi noi americani, yeah. Poi fa vedere che praticamente i giapponesi sono degli assassini malati, proprio come sempre, perché ti devono far vedere che sono tutti quanti degli stronzi. E tranne in un momento in cui lui salva anche un giapponese perché gli fa tipo e gli tocca le palle, no, non è vero, gli cura una ferita. E però, cioè, comunque c'ha dei momenti appunto molto squallidi, e soprattutto promuove un messaggio che secondo me è sbagliato, anzi direi che è sbagliato, perché sai com'è, hai fatto morire delle persone, vabbè, comunque. E quindi 6, perché comunque posso dire che a livello di tutto il resto il film regge abbastanza. Personaggi, beh, alla fine c'è solo lui, poi il suo capo, che è tipo un tizio del, cioè, non so, un sergente, mi pare, un tizio che ha manie di nudismo random, un tizio stronzo che fin dall'inizio, che poi Dio non è tanto stronzo, c'ha ragione, lo prende per il culo e anche lo picchia. E il padre, diciamo, potremmo dire questi quattro, perché comunque gli altri sono un po' secondari. A dir la verità anche quello con le manie di nudismo è secondario. E niente. Ah no, c'è anche un altro che non è un sergente ma è tipo un grado ancora più alto. Vabbè, comunque sia i due capi fanno i lavori da capi, semplice, e uno dei due viene salvato da lui, quindi tipo oh mio Dio, ho salvato un sergente, questo è fortissimo. Beh, insomma, tutto il resto, lui, come l'ho già detto più o meno, com'è quello con mania di nudismo, è semplicemente un coglione che si mette nudo e lo prendono per il culo, e non si sa come, c'è un pezzo in cui sembra che si è preso un colpo in testa e invece non è morto e lo salva, vabbè. E poi c'è il padre è tipo il personaggio più bello del film, assolutamente spettacolare. Lui ha fatto la prima guerra mondiale, ti fa proprio, poi l'attore, come ho detto prima, una sborrata, stai lì e dici cazzo, questo ha fatto veramente la prima guerra mondiale, cioè stai lì e ci credi cazzo. E è proprio malato, c'ha problemi di alcolismo, e non è colpa sua, perché lo vedi che molte volte c'ha proprio quello sguardo da cane bastonato,
poveraccio, cioè ne ha passate di tutti i colori, proprio sta lì e diventa anche violento senza saperlo, semplicemente perché si sveglia nel cuore della notte e gli sembra di stare dentro una trincea con una granata tra le palle. È normale che comunque sia un po' così, però nonostante tutto cerca di aiutare il figlio, cerca di proteggerlo e tutto il resto. Spettacolare lui. Lui è il personaggio migliore del film, assolutamente. E per questo darò un 7. Obiettivo, beh, l'ho detto, palesemente una propaganda degli obiettori di coscienza. Mi pare che la regia... Stavo per dire che fosse di Clint Eastwood e invece è Mel Gibson, ma il discorso si adatta allo stesso. È un film molto, molto pro-americani, del tipo, sì, dai, noi siamo i più forti del mondo, guardate quanto siamo bravi, e promuoviamo i nostri ideali bigotti di merda. E quindi direi un 5, ci può stare. Voto finale 6. Ma, ripeto, cioè non è che volevo smontare questo film, semplicemente ho parlato dei difetti perché è stato idolatrato e non ne capisco il perché, visto che oggettivamente non è tutto questo granché. Forse magari appunto le persone che la pensano in questo modo saranno andate lì e avranno detto tipo sì, dai, viva Gesù, yeah, viva l'America, e quindi gli avranno dato voti alti, ma tutto il resto non capisco dove sia la bellezza di questo film. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video con un doppiaggio. E anche qui ho sbagliato il nome, Exo Rigen.